In questa unit 7 andiamo a riprendere la scala bacchiana e la andiamo a spostare rispetto alla fondamentale come non abbiamo fatto in precedenza. Però voglio portarti a fare un ragionamento un pochino più complesso. Allora, qual è la scala che abbiamo visto utilizziamo maggiormente sul sol settima? E ti ricordo che stiamo lavorando su sol settima per poi andare a lavorare sul quarto e quinto grado prima di arrivare alla unit 8 in cui inizieremo a usare le dominanti secondarie. La scala che utilizziamo maggiormente sul sol settima, se vogliamo far sentire che è maggiore, è la scala Mi Sol Lidia. Ok? Però dimentichiamoci di suonare in maggiore. Abbiamo visto quindi che usiamo la pentatonica minore e se vogliamo mettere dentro i due suoni che vanno a portarci l'accordo da settima, okay, a un settima nona o addirittura a un tredicesima, abbiamo visto che possiamo andare ad inserire la scala dorica, ok? Perché la pentatonica più la nona e più la sesta maggiore. Da qui abbiamo visto che possiamo suonare su sol settima la scala dorica, te la voglio far sentire però. Quindi, maggiore, tu, si, fo. Minore. Anche perché si sovrappone perfettamente con la pentatonica minore. Bene, ok. Abbiamo poi utilizzato delle altre scale. Abbiamo scoperto la scala minore melodica, la scala bacchiana, e abbiamo visto che possiamo utilizzare delle tensioni per andare poi al quarto grado che derivano dalla bacchiana mezzo tono sopra, che se riferita alla fondamentale si chiama superlocrea, quindi che ci dà la possibilità di avere la nona bemolle, nona minore, la nona eccedente, quindi altera le none, ma altera anche la quinta, quindi quinta bemolle o quinta eccedente. Abbiamo poi visto che possiamo utilizzare la scala diminuita, semitono tono, sempre partendo da sol. Questo per avere la sesta maggiore, quindi non avere la tredicesima alterata, ma nemmeno la quinta, quindi abbiamo sulla diminuita di sol, semitono tono, abbiamo la quinta giusta, l'abbiamo la terza maggiore e alteriamo soltanto le none, ma lasciando inalterata la sesta o tredicesima. E, bene, in questo caso se andiamo a sovrapporla alla pentatonica minore, vediamo che abbiamo perso il quarto grado giusto, ok? Perché in questo caso noi andiamo ad avere quarta aumentata, che può essere chiamata quinta bemolle, se vogliamo chiamarla come la blue note. Quindi, sia che si tratti della superlocrea o che si tratti della diminuita semitono tono, noi perdiamo il quarto grado. Esiste però una scala, che è di nuovo la bacchiana, che ci permette di avere la sesta maggiore o tredicesima, ci permette di avere la nona bemolle, quindi l'alteriamo, la nona bemolle, ma anche la nona eccedente, così da poter essere sovrapponibile alla pentatonica minore, ma ci lascia la possibilità di avere la quarta giusta, quindi cioè l'abbiamo molto più pentatonica, verso la pentatonica, e cioè ti faccio ascoltare, scusami, prima ti dico qual è la bacchiana di Fa, bacchiana un tono sotto, ok, o una settima minore sopra. Nella 0702 avrai un PDF riassuntivo di tutte queste scale viste sul pentagramma, con scritte le alterazioni che vanno a creare, anzi gli intervalli che rispetto alla fondamentale Sol vanno ad introdurre, ok, guarda. Allora, bacchiana di Fa, o minore melodica di Fa, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa, Sol, per arrivare alla fondamentale dell'accordo invece che alla fondamentale della scala. Quindi se dovessi scendere ulteriormente avrei interessante perché abbiamo la nona bemolle, quindi tensione che poi ci aiuta ad andare verso il quarto grado, ma manteniamo la quarta e manteniamo soprattutto
la sesta maggiore o tredicesima. Però è interessante osservare che cosa? Che quando andremo sul Do settima, ok, quarto grado del blues di Sol, ci troviamo ad avere che cosa? La bacchiana di Fa. La bacchiana di Fa è una bacchiana una quarta sopra rispetto a Do settima. Quindi vuol dire che la bacchiana di Fa suonata su Do ci dà come sonorità la Mi Sol Lidia sesto bemolle, cosa che invece noi nella progressione, quando facciamo quinto, quarto grado, cioè Re settima, Do settima, andiamo invece ad utilizzare la bacchiana di Sol, quindi una bacchiana una quinta sopra, e abbiamo come sonorità la Lydian Dominant. Okay. In questo caso abbiamo... sempre sentire esempi molto brevi, anche perché nello 07 e 01 bis ti farò sentire gli esempi pratici anche per arrivare dal Sol al Do. Questo è soltanto Sol e qui suoni settima, la nona bemolle che va sulla fondamentale, abbiamo la nona eccedente, queste due ovviamente non sono strutturali, questa è strutturale perché è la quinta, la settima è la fondamentale, nona bemolle di nuovo, qui no, ok, ma non è questo il video in cui farti sentire gli esempi musicali, l'importante è che quindi tu ti ricordi che hai la bacchiana di Fa, bacchiana un tono sotto la fondamentale, che ci serve sia per suonare sul Sol che andare a suonare poi sul Do. Ma attenzione, l'importante è che tu puoi sfrutti tutte le diteggiature. Come ti ho già detto, di norma noi ci muoviamo qui, intorno al terzo capotasto, dove abbiamo la pentatonica famosa del Sol minore o anche Sol maggiore. E c'è una cosa da notare, tutte le volte che andiamo ad alterare un grado strutturale con un'alterazione, appunto, una nota che utilizzeremo da appoggio, nota di passaggio, che sia mezzo tono sopra, è più facile utilizzare una diteggiatura che preveda di avere quel passaggio di semitono sulla stessa corda. Ti faccio vedere questa cosa. Allora, Fa bacchiano. È più facile utilizzare questa cosa, oppure... che non nella diteggiatura successiva della bacchiana di Fa, che è questa, nella forma di Do, cioè il La bemolle è qui, il Sol è qui, è un pochino più difficile fare risolvere, è meno naturale viene fare risolvere la nona bemolle verso la fondamentale. Viene più facile far andare la settima minore verso la tredicesima, la quinta verso la quarta. Quindi cerca anche tu di scegliere in base alle pentatoniche, in base alle bacchiane, quella che ti sembra che ti aiuti di più ad andare a risolvere naturalmente. Calcola che noi chitarristi abituati con la pentatonica tendiamo a risolvere molto spesso sulla nota che abbiamo su questo dito, no? Oppure su quelle che sono estreme alla diteggiatura. Quindi questo passaggio viene meno facile, così come abbiamo la diteggiatura successiva, che è questa. Ok, questo è un pochino meglio. Quella dopo ancora. Questa. Questa è quella proprio con la forma di Mi. Sono sempre quelle che hanno delle difficoltà maggiori, quella forma di Mi invece no. Ti ho già fatto vedere questo passaggio che è molto comodo, che va dalla fondamentale, nona bemolle, settima minore, tredicesima. Ok, pensando che questo è Sol, quindi ho risolto sulla settima. Qui non lo posso fare perché ovviamente andrei a suonare delle corde a vuoto, in questo caso la sonorità a corde a vuoto sulla bacchiana un tono sotto non è così furba. Ma ti rimando allo 07-01 bis, dove ti faccio sentire un po' di esempi.